quanto è importante la ricerca preclinica per i tumori rari? Noi ne parliamo con un esperto, il professor Giovanni Vitale dell'Università di Milano, che abbiamo incontrato proprio qui a Milano, dove oggi è stata presentata la campagna Ma io sono raro, una campagna di informazione e sensibilizzazione sui tumori neuroendocrini, ideata e creata da Pharmalex in collaborazione con la Lampada di Aladino, con il patrocinio di Fondazione IOM, FAVO e INET e con il contributo non condizionante di ADACAP e Advance Pharma. Dottore, perché e quanto è importante la ricerca preclinica per i tumori rari, in particolare per i tumori neuroendocrini? Sì, la ricerca preclinica è fondamentale in generale per i tumori, ma in particolar modo per i tumori rari, dove comunque abbiamo un numero esiguo di pazienti per poi dopo poterli testare successivamente. È fondamentale perché in questo modo ci può aprire una via sulla applicazione clinica, cioè è fondamentale testare in preclinica sulle cellule tumorali, su alcuni modelli animali, una serie di farmaci. Basti considerare che da 800 farmaci testati in preclinica, soltanto 5 arrivano poi in fase clinica e soltanto uno arriva alla fine in applicazione clinica. Ecco, la ricerca clinica sui tumori rari è difficile perché, come ci ricordava lei prima, i pazienti sono pochi e non è facile reperire i finanziamenti. Ma quali sono invece le difficoltà e le sfide della ricerca preclinica sui tumori rari e come superarle? Bene, sicuramente è difficile per i motivi per cui ha indicato, sia per l'esiguità del numero di pazienti, ma anche per ridotti finanziamenti, anche se i finanziamenti forse negli ultimi anni anche a livello europeo c'è un maggior suscettibilità verso questo tipo di patologia. Una delle principali problematiche dei tumori rari sono per esempio il discorso che abbiamo scarsi modelli preclinici. Talvolta, per esempio, nei tumori neuroendocrini è molto complicato avere dei validi modelli preclinici perché sono dei tumori che crescono anche molto lentamente. Quindi anche da un punto di vista di passare dal paziente al far crescere queste cellule in vitro è particolarmente complicato. Quindi sicuramente in futuro è importante lo sviluppo di nuovi modelli preclinici. Nel nostro laboratorio abbiamo messo a punto da qualche anno un modello che utilizza proprio degli embrioni di zebrafish che ci sta dando, insomma, dei grossi risultati.